Vi è mai capitato di fare lo stesso sogno per più notti di fila? C'era una figura ricorrente? E ricordate che faccia avesse? Bene, ora immaginate che a popolare i vostri sogni sia Nicolas Cage. È infatti questa l'idea di partenza del film di Christopher Borgli. Un grigio professore di biologia di nome Paul Matthews comincia improvvisamente ad apparire nei sogni dei suoi studenti, poi dei suoi amici e poi di gente che non conosce. Il suo viso dilaga quindi nell'inconscio di persone di città diverse. È questa l'idea alla base di Dream Scenario Hai mai sognato quest'uomo, che ne siamo convinti non sarebbe lo stesso film senza la prova di Cage. Dream Scenario è infatti una di quelle pellicole che deve moltissimo al proprio protagonista. Lo spunto iniziale è certamente brillante, ma senza il trasformismo e la follia di Nicolas Cage non avrebbe lo stesso fascino, ed è per questo che vorremmo almeno una nomination all'Oscar per l'attore. Dopo il talento di Mr. C, in cui interpreta una versione romanzata di se stesso, qui è invece tante varianti dello stesso personaggio a cui riesce a dare ogni volta una sfumatura diversa. Ebbene sì, è praticamente l'uno, nessuno e 100.000 di Cage. Ma diamo comunque a Borgli, qui in veste anche di sceneggiatore, ciò che è di Borgli. Partendo da una leggenda metropolitana diffusa su internet, il regista norvegese affronta in modo surreale moltissimi temi attuali e lo fa con il linguaggio che più di tutti racconta la realtà di oggi, ovvero quello della cultura dei meme. La trama di Dream Scenario, dicevamo, ruota attorno al professore Paul Matthews. Impigrito da una vita che ormai sembra destinata a non offrirgli più forti emozioni, l'uomo è galvanizzato da tutta questa attenzione inaspettata. La gente infatti lo riconosce per strada, al telegiornale si parla di lui e internet è pieno di meme con la sua faccia. Tuttavia, corrotto molto in fretta dalla popolarità, comincia a sentirsi speciale e si convince a fare un colloquio con un'agenzia pubblicitaria, progetta di scrivere un libro e non vede l'ora di andare in televisione. Bene, fin qui sembra tutto andare per il meglio, o almeno fino a quando un uomo disturbato entra in casa sua e prova a ucciderlo. Così diverse persone cominciano a vederlo nei loro sogni come un assassino e un violento, anche se lui ovviamente non ha alcuna responsabilità. Per usare una frase fatta, quindi, Matthews passa dalle stelle alle stalle. E le persone, le stesse che prima gli chiedevano un selfie, ora sono a disagio in sua presenza. Sì, qualcosa di impalpabile come i sogni inizia quindi ad avere conseguenze nella vita reale, e all'improvviso un meme particolarmente cattivo può diventare una vera e propria arma. Borgli, come succede sui social, lancia letteralmente nel film tanti temi e suggestioni, quasi disorientando lo spettatore. C'è praticamente tutto ciò che abbiamo visto in questi ultimi 5 anni sui nostri schermi. La fama guadagnata facilmente pur senza particolari abilità, l'ansia da performance continua, la cancel culture e la volontà di apparire a tutti i costi anche quando è controproducente. C'è perfino una stoccatina a Woody Allen e una critica sociale molto coraggiosa e controversa. Il protagonista è infatti chiamato a scusarsi per salvare la propria posizione, anche se materialmente non ha fatto nulla di male. Dice che al giorno d'oggi avere un trauma ed esporlo in pubblica piazza è una moda più che un sincero desiderio di contribuire al dialogo sulla salute mentale. E sì, punta proprio il dito contro chi ha fatto self-branding anche sulla malattia o trasformato l'attivismo in un lavoro. Inoltre il regista ha una visione divertita e allo stesso tempo pessimista del mondo contemporaneo. Sembra infatti dirci che anche l'intuizione più geniale e pura prima o poi sarà corrotta dal capitalismo, diventando così un prodotto. Perché non importa ciò che si è davvero o si fa, l'unica vera domanda è: si può trarre profitto da quella situazione? E se la risposta è sì, allora tutto è consentito e perdonato. I soldi sono così l'unica cosa in grado di azzerare le diversità. Quindi che conseguenze può avere sugli esseri umani questo distacco sempre più netto tra vita reale e fisica da quella virtuale sui social? Beh, Borgli arriva a una soluzione estrema. Esattamente come esistono le fake news, si potrebbe arrivare a un punto in cui esisteranno anche i fake dreams. E a quel punto come faremo a capire cosa è reale e cosa no, se proveranno a venderci qualcosa anche nei nostri sogni, forse l'unico luogo realmente privato e inaccessibile rimasto? La risposta non è semplice, ma per tutto il resto ci sono 1000 varianti e tutte strepitose di Nicolas Cage. E voi che cosa ne pensate? Vi è piaciuto Dream Scenario? Fatecelo sapere nei commenti!